Di nuovo ci siamo ricascati. Ci sono cascato di nuovo. Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Ci siamo ricascati. Seconda puntata. Ormai faremo puntate. Speriamo che qualcuno punti su di noi. Punti. Sulle nostre puntate. Anche oggi abbiamo deciso di provare altri caffè. Dopo l'ultima esperienza che avete visto, dove abbiamo provato 5 caffè, esperienza, devo dire, per me fighissima, positiva, fighissima, sì. Abbiamo deciso di provare altri caffè, ma cambiamo un po' il metodo di assaggio. L'altra volta abbiamo fatto il cupping alla brasiliana, quest'oggi invece utilizzeremo 3 metodi di estrazione per il caffè completamente diversi uno dall'altro e cercheremo di capire le differenze e nello stesso momento assaggiamo i caffè. Ecco i caffè. Il primo caffè che vi faccio vedere è questo qua di Pacamara Coffee Lab. Chissà se si vede bene nel video, questo non lo scopriremo solo dopo. Eccolo qua, è un Kenya. Sì. Puoi tenerlo gentilmente. Grazie. Il pacchetto è vuoto perché io li metto sotto vuoto. Mi faccio le mie dosi, metto sotto vuoto e li metto in congelatore. Allungo il caffè della vita. Rallungo il caffè della vita. Poi della vita. Più avanti, sai che facciamo un video dove lo stesso caffè ne metteremo un quantitativo sotto vuoto in congelatore e un quantitativo lo lasciamo invece all'aperto e lo proviamo dopo un mese e vediamo che cosa cambia. Secondo me è un test figo da fare, anche per capire come conservare questo caffè, perché se ne dicono tante: frigorifero, non frigorifero, sottovuoto, non sottovuoto. Comunque, torniamo a parlare del caffè. Questo qui è un Kenya naturale, perché qui l'agricoltore ha deciso di andare a sprecare meno acqua possibile, perché i caffè kenyoti sono risaputi, la maggior parte lavati, comunque sentore acidi. Invece questo qui, secondo me, qualcosina di particolare la può dire. Detto che lo fanno Pacamara Coffee Lab, li saluto, due ragazzi fantastici, bravissimi. Le varietà sono SL28 e Batian. Tra l'altro dice frutta tropicale, floreale e dolce nella, come valutazione dei sentori di questo caffè. Poi gli altri caffè sono questi di Vannelli, non Vannelli il DJ, DJ e produttore di fama international. Tra l'altro i fratelli Vannelli sono conosciuti perché, oltre ad essere tutti e due dei campioni italiani, sì, che tra l'altro sono campioni italiani in più discipline, Giacomo Brewing quest'anno, bravo, il mondiale, e ha vinto pure, se non sbaglio, la gara Baristi, se non erro, Baristi, qualche anno fa. Pietro Latte Art, esattamente, hanno vinto pure quell'evento che c'è stato al Milano Coffee Festival l'altro giorno, pochi giorni fa. Okay, sì. Vabbè, sono bravissimi, questo non si discute, ragazzi, veramente in gamba. I caffè che mi ha mandato sono il primo, che è un Etiopia, è completamente vuoto, era quello tostato per espresso, ma lo abbiamo bevuto, anzi l'ho bevuto, non gliel'ho manco fatto provare a Peppe, proprio trattato malissimo. Ci rifare. Ti dico che era buonissimo. L'altro caffè è un Burundi lavato, tostato per filtro. Qui ci sono anche i sentori che si possono sentire quando lo andremo ad assaggiare. E l'altro infine è un Etiopia, un metodo di lavorazione anaerobico, naturale anaerobico. Abbiamo un debole noi per i caffè. Assolutamente. Ho mandato pure la tazza, perché io sono uno scroccone, io ho detto mandami un gadget e lui mi ha mandato una tazza. Bravissimo Pietro. Come prepariamo questi 3 tipi di caffè diversi per degustarli? V60, mi avete visto in tanti video prepararli, ne ho preparato solo Dio sa quanti. Anche ancora ne farò. E quanti ancora ne faremo. Ne dovremo preparare. Ben contenti di farlo. Quindi primo metodo. V60, ho deciso di mettere qua dentro l'Etiopia. Giusto? Siamo d'accordo? Etiopia. Il secondo metodo invece andremo ad utilizzare, l'Aeropress, no, forse così lo leggono nella storia, sì, forse così lo leggono, ecco, questo, ecco. E lo preparerà Giuseppe, perché io non faccio Aeropress, che saranno un anno e mezzo, non ricordo quasi più nulla. Quindi ho affidato il compito a Peppe e se la vedo più pericoloso. Il più pericoloso, inverso, lo vuole fare pure al contrario, sì, all'inverso, quindi in bocca al lupo Peppe, cazzi tuoi. E poi per finire prendila per favore, dai, Peppe, perché io adoro questa.
la French press. Questa si può fare di tutto, si può montare il latte per fare il cappuccino, tisane, il tè. Io ci preparo il caffè. Che cosa sappiamo? Tre metodi diversi. Sappiamo che sicuramente abbiamo, vabbè, tre caffè diversi, non c'è ombra di dubbio, sono già diversi di loro, ma ipoteticamente avessimo usato lo stesso caffè per ogni attrezzo, avevamo comunque delle tazze diverse, con dei sentori diversi e soprattutto con un corpo diverso. Quindi oggi ci soffermiamo un po' di più sul corpo. La French press darà sicuramente più corpo rispetto all'Aeropress, rispetto anche al V60. Quindi in ordine decrescente. Sì, decrescente. Quindi dalla, che French press. Dalla French press al V60 avremo più corpo, medio corpo e meno corpo. Comunque proviamo e vi sapremo dire meglio. Io direi di cominciare dalla French press. La regina, sì, sì, delle case. Da lei, regina delle case. E cominciamo da lei perché i tempi di infusione sono un po' più lunghi rispetto agli altri. Allora, qui in questo caso abbiamo un metodo infusione decotto, quindi metteremo il caffè, un quantitativo di caffè, dell'acqua e aspetteremo del tempo, dopodiché andremo ad abbassare lo stantuff e verseremo la nostra bevanda. Cominciamo da questa. La dimensione della polvere del caffè è medio grossa, direi più tendente al grosso. Al grosso, sì. Sì, direi più tendente al grosso. Di conseguenza aumentano anche i tempi di contatto, devono stare più tempo a contatto per estrarre. Niente, cominciamo a farla e ci vediamo. Cazzo, ho sbagliato la busta. Ho preso quella del cupping, 10 grammi. No, rumore ASMR. ASMR. Non è ASMR. Non so ASMR, che fanno sentire tutti i rumori di tutte le cose che fanno. Ah, non so, che cos'è che è? ASMR. Nuovo, tendenza. Il nostro caffè. Intanto l'acqua sta andando in temperatura. Acqua a 93 gradi. E in realtà abbiamo macinato anche per il V60 e anche per l'Aeropress. Abbiamo macinato tutte una volta. Ecco qua, guardate. Infusione altri 2 minuti. Sì, lo lasciamo altri 2 minuti. Sono a 4 minuti, a 6 minuti lo togliamo, dai. Ecco qua, 6 minuti. Andiamo a metterla nella nella Chemex. Nel Chemex. Bellissimo quello del Chemex come sì, oggetto, sì, eh. Sì, molto. Poi la prossima volta che possiamo provare pure la Chemex. O il Chemex. Il o la? C'è una diatriba su questa tipo cosa. Tipo geisha. Geisha. Ho messo qua dentro per evitare di continuare ad estrarre la nostra bevanda, altrimenti diventerebbe amarissimo. Bello torbido, mm-hmm. Sì. Anche perché qui abbiamo un filtro che è in acciaio, una retina in acciaio. Quindi le microparticelle, quelle più sottili, passano. Questa Peppe, suo compito. L'arduo si prepara. Compito. Va, bello, va. Dell'Aeropress. La moca è la regina della mattina. No, la moca, sì, però solo robusta per la moca. Per la moca. E invece quel robusto amazzone che mi avevi mandato, chissà quello nella moca. No, ne avevo troppo poco per provarlo in moca. Io quello là l'ho fatto in filtro. A proposito, l'avete visto il video della robusta? Guardatelo. Della robusta? Vedetelo. Guardatelo. Adesso tocca a lui, al V60. Una ricetta molto standard e sono 15 grammi di caffè, 250 grammi di acqua. Qui abbiamo l'Etiopia, giusto? Sì, questo sì. È l'Etiopia. Ok, lo fermo, fermo. Devo... Hai ragione, cazzo, il filtro. Bagniamo il filtro. Questo è il momento della pre-infusione. 30 secondi verserò l'acqua fino ad arrivare a 250 grammi. Niente, beh, c'è da aspettare. C'è da aspettare relativamente poco. Rispetto alla French press. Eh sì, qua con un paio di minuti, 2-3 minuti, siamo a cavallo. Sì. Com'è che si chiamava quella cosa che... ASM? ASMR. Dovevamo farlo qua, No, è finito. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Estrazione tutte e tre pronte. Vabbè, serve. Estrazione con la French press. Allora,
salute, Mattia. No, no, è la vostra. Cazzo. Dolce. Buono. Era quello che ti aveva colpito particolarmente, no? Allora, io l'ho provato solo col V60 ed era totalmente un'altra tazza, devo essere sincero. Con la French Press è molto più acido rispetto al V60, prima non era così acido. Mi piace molto comunque. Ti piace di più adesso con la French Press o prima in V60? Come corpo lo preferisco adesso, è molto più corposo. Sì. C'è molto... la bocca più piena. Vero? A livello di sentori, guarda, ti dirò, non è tanto, tanto diverso. Sento un po' più frutta matura rispetto al V60, ma comunque è buono. Buono. Comunque non so perché, ma i naturali sono i miei preferiti. Ma questo qua lo trovo particolarmente buono. Ma il metodo di lavorazione sicuramente... Incide pure tanto. È come, tornando prima al discorso dell'uva, magari preferiamo... dei vini, sì, anche per l'uva che c'è, che è usata, però pure per una certa lavorazione che magari a noi è sconosciuta, perché non ci mettiamo magari a capire quali sì, lavorazioni ci sono. Sì, perché non abbiamo studiato i vini sostanzialmente. Esatto, no? Però è un po' la stessa cosa dei vini, non sì, pensare che sia tanto diverso. Cioè, assolutamente. Come si dice, le varietà, certo, dei vini, parla anche dove vengono piantati, è un po' come il caffè. E il metodo di lavorazione, il come dici tu. Il metodo di lavorazione. Qui, secondo me, qui facendolo al naturale hanno sviluppato molto più frutta matura, qualcosina pure di fermentato. Io guarda, mi sono fatto le mie supposizioni strane come al solito. Io... preferisco di più i caffè africani naturali e i sudamericani lavati. Sì, li preferi... E che poi alla fine se vai a vedere è la natura che te lo richiede pure, la natura stessa. Cioè tu vai a utilizzare un naturale in Africa, che comunque è un paese scarsità che ha molta meno acqua, e il naturale è vero. Ti consente di risparmiare. Sono per i caffè naturali proprio per questo motivo io. Anche per questo motivo, perché sicuramente c'è meno spreco di acqua. Vai, versane ancora che riproviamo, va. Ce lo finiamo questo. Si vede la posa sostanzialmente del caffè, un pochettino di particelle sottili restano sul fondo. Qui ce n'è rimasta qualcuna pure sulla tazza. Sì. Molto buono. Buono. Mi piace molto. Si differenzia dai classici Kenya con i sentori di pomodoro e di peperone. Io qui non lo sento. Lo trovo tostato pure abbastanza bene, secondo me. No. Ottimo, mi piace, mi è piaciuto. È un prodotto riuscito, no? Pure secondo me dalla mente del tostatore, che aveva già in mente sicuramente di tenere un certo risultato. Comunque mi piace. Promosso numero 2. Aeropress Burundi. È un Burundi lavato di vannelli. Delicato. Tavolo sporco e pieno, mente piene. Sì, così significa. Eh sì, Einstein diceva così. Ah, davvero? Cosa pensi? Ne so io. Allora, no, dice, entra in una stanza con una scrivania. Comunque, tutt'altro caffè. Sì. Se dicevo che prima era acido il Kenya, questo secondo me è ancora più acido. Sì. Ok, tendente a un'acidità da pompelmo, da limone. Ha molta acidità. Sì. Comunque, ti dico, Burundi, siamo sulla stessa stregua del Kenya, non mi fa impazzire come provenienza. Però questo Burundi, prodotto buono, tostato buono, estratto buono, fa una sua bella figura. L'oreale a livello di aromi. Come corpo, ti dirò, non ha un cattivo corpo. Non è che c'ha un corpo tanto inferiore, no? Siamo lì. È meno torbida comunque la bevanda, molto meno torbida. Ha già bevuto. Eh sì. Beh, Burundi. Ho provato. Quale hai preferito tra i due? Kenya. Burundi buono, poi è il primo Burundi che assaggio. È il primo che non ho mai bevuto. Ho assaggiato qualcuno, io non mi hanno mai fatto impazzire, però questo bello, mi piace l'acidità spiccata, bello. Etiopia. Questa è una mazzata. Niente, anche Etiopia. Un bambino di 2 anni riconoscerebbe che è un'Etiopia. Naturale. Già sente la frutta. Naturale e anaerobico. Mamma mia.
Mamma mia, ragazzi. No, questo. Molto, ma molto più chiaro. Altra cosa. Adesso la differenza del corpo è netta. Rispetto a tutte e due, ti dico. Sì, tutte e sì, due. Sì, però sì, rispetto alla due. Prima, al French press, corpo qui proprio molto, ma molto inferiore. Non sì. in senso negativo, però ha meno corpo. Beh, il metodo. È il metodo. Normale, giusto che sia così. Mamma mia, in bocca è un'esplosione di frutta. Queste lavorazioni che stanno facendo anaerobiche, cose, robe particolari. Secondo me, in alcuni casi fanno bene. A proposito di fermentazione e lavorazioni, c'è un articolo del mio amico Paolo Zucca. L'hai letto tu, quello di Paolo Zucca? Sulle fermentazioni. Sì, già letto. Interessante. Molto interessante. Ti spiega tutte le varie diciture che il mondo che si è aperto. Un bel progresso nel mondo del caffè. Nel Mizzica. Senso che si sono interessate aziende al di fuori del caffè per produrre lieviti e batteri per aiutare queste fermentazioni. Sì, sì, per avere delle fermentazioni pure più controllate. Ritorniamo ai vini perché sono torniamo sempre vini. Là. Alcuni, ho provato un caffè ad esempio che c'era, era stato inoculato il lievito dello champagne all'interno. Ah. Il risultato? Si doveva sentire un po' di sentori di champagne. Cazzo, lo bevo a champagne. No, sì. Onesto, se la prosecco, diciamo, se la prosecco già, dove potevo champagne. Capire, ma champagne non ne abbiamo mai bevuto, neanch'io. Comunque, beh, corpo abbiamo detto che ne ha poco, o meglio, ha il suo corpo, non è che non ce l'ha il suo corpo, proprio suo del caffè. Che vuoi, il metodo che abbiamo usato sicuramente lo sviluppa di meno, però secondo me. Una tazza buonissima, simile a quello che stavo dicendo. L'Etiopia tua? È simile all'Etiopia mia, ritrovo quella sensazione quasi alcolica. I miei amici del park, birreria. Sono fatto regalare la maglietta. Bene, a me è piaciuto molto. Buono. In generale mi è piaciuto sia il test che abbiamo fatto, sì, che i caffè che abbiamo bevuto. È stato bello sperimentare con i tre metodi di estrazione. Allora il corpo è più evidente, è più facile magari individuare. Sì, penso che con questo metodo qua riesca ad aiutare, no? Abbiamo un sacco di video in mente, ragazzi. Anche in moca. Moca, no, beh. Moca hanno parlato milioni di persone, come si fa la moca, come non si fa, spontaniella, la fiamma, perchio. Casomai nei commenti voi scriveteci se avete qualche idea che volete che vi proponiamo, che vi spieghiamo, qualche metodo di estrazione che vi possiamo spiegare, qualsiasi cosa vi balza per la testa, che è retroshot. Io penso che è arrivato il momento dei saluti. Abbiamo finito il caffè. Grazie se siete arrivati a questo punto del video, ma magari se sono arrivati a questo punto del video, beh, vuol dire che i nostri video stanno andando alla grande. Dai. E quindi è motivo per continuare a fare ancora, video. Sì, sì, per divertirci e divertirvi tutti quanti insieme. Bravo. Anzi, chi si vuole unire a noi, se c'è qualcuno ci segue, che sta in Calabria. Noi stiamo in Calabria. Se qualcuno si vuole unire, è ben accetto. Giusto? Sì. Una sessione di cupping, una chiacchiera, due opinioni. Ci sta. E crescere insieme. Vi aspettiamo, anzi, vi aspettiamo. Si può fare. Prenotatevi. Si può fare. Prossimo. Detto questo, grazie a tutti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.